Partiti bene, giocando un buon calcio come facciamo di solito, e poi ci capita spesso, diciamo, il nostro limite che ogni volta che andiamo in vantaggio non riusciamo a dare continuità a questo gioco. O meglio, cerchiamo più di difendere il risultato che abbiamo ottenuto invece di, diciamo, confermare, magari fare qualche altro gol. Però c'è anche da dire che in questi campionati è anche giusto, soprattutto fuori casa, soprattutto con una squadra secondo me valida, perché oggi il Barletta secondo me ha fatto una buona gara. È anche giusto, insomma, cercare di limitare i danni, cercare di subire il meno possibile e poi magari in contropiede o con qualche giocata di chiudere la partita. Insomma, credo che l'atteggiamento nostro oggi è stato, diciamo, quasi perfetto, perché nel senso siamo partiti bene, abbiamo trovato il gol con un'azione provata, insomma un'azione di manovra da destra a sinistra, poi siamo entrati col centrocampista e poi abbiamo cercato più di non far giocare loro, di farli giocare magari nella loro metà campo e poi dopo di chiudere più spazi possibili, perché sapevamo che loro erano soprattutto al primo tempo rapidi e veloci. Ma io dico invece che non è possibile perdere sempre prendendo un tiro in porta, perché noi oggi abbiamo preso un tiro in porta e abbiamo perso la partita. Può essere un limite essere un limite, può essere anche un pregio far arrivare la squadra avversaria a tirare solo una volta in porta, quindi dipende da come si vede. Abbiamo iniziato male, contratti, intimoriti e non capisco perché. Questa qui è la cosa su cui ragionare. Poi abbiamo iniziato a giocare, guarda caso, sempre dopo aver preso il gol. Abbiamo fatto bene perché loro non hanno mai più praticamente sorpassato la metà campo per tutta la partita, non hanno mai impensierito il nostro portiere. Abbiamo creato l'occasione del palo, l'altro tiro di Dezzi quando è scappato al portiere. È chiaro, poi si sono messi lì loro solo a difendersi e non era facile entrargli dentro, però io non lo so, dalla panchina ho visto un rigore clamoroso per noi. Mi dispiace che, così, che non è stato dello stesso giudizio l'arbitro, ma neanche l'assistente. E quindi niente, dispiace, abbiamo perso questa partita, però. Qui nessuno abbassa la testa, qui nessuno pensa a cose particolari. Qui c'è da lavorare, c'è da migliorare quelle piccolezze, perché quelle piccolezze fanno vincere o perdere una partita, tutto lì. Su quale aspetto lavorerà maggiormente durante questi 15 giorni? Sulle piccolezze che poi sono quello che ti fa vincere e ti fa perdere la partita, nelle aree avversarie, nella nostra area. Perché purtroppo, ripeto, abbiamo lasciato un giocatore, non un giocatore rapido, veloce, ma un giocatore come Girardi, anche lui abbastanza, voglio dire, macchinoso. Abbiamo lasciato tirare, prendere la respinta e ritirare ancora e farci gol e non c'era nessuno dei nostri. Questa cosa non deve avvenire. Come non deve avvenire quando un portiere avversario fa una parata, gli scappa la palla, lì ci dobbiamo essere noi. Ci vuole un po' più di cattiveria in queste situazioni qui, sicuramente. Ci dobbiamo credere di più. Dobbiamo capire che una mezza azione, un mezzo episodio ci possono far cambiare la vita. Perché a me mi cambia la vita. Io come allenatore, quando vinco o quando perdo, a me mi cambia la vita. E quindi voglio dire, cioè, ci dobbiamo credere, non possiamo essere. Non dobbiamo essere, non lo so, superficiali, e questa cosa si può anche allenare e noi l'alleneremo sicuramente. Io invece, insomma, dico che la mia squadra mi è piaciuta molto i primi 20 minuti, dove ho visto la squadra che voglio, insomma, che cerca di imporre il proprio gioco, che cerca di creare situazioni con palla da dietro per cercare di, insomma, di creare questa superiorità che ci può permettere poi di fare quello che abbiamo fatto nei primi 20 minuti. Poi chiaramente, insomma, una volta che abbiamo trovato il gol, ci siamo un attimino accontentati, io dico, contro un Barletta che veniva da una vittoria importante fuori casa a Sorrento, una partita persa in casa, sono quelle le partite che ho visto con l'Andria meritatamente, è una squadra che è in gamba, insomma, anche oggi penso che abbia fatto la sua partita. Chiaramente siamo stati agevolati dal vantaggio iniziale. Io penso che in questo campionato le partite vengano decise dagli episodi. Una volta che uno va in vantaggio, chiaramente può portare la partita sui binari,
e noi l'abbiamo fatto. Mi sarebbe piaciuto vedere un altro secondo tempo da parte della mia squadra, dove insomma si cercava di poter fare il secondo gol. Questo non è successo, una vittoria pesante, importante, insomma per noi era un crocevia oggi. Venivamo al di là della sconfitta da una brutta partita a Benevento e penso che oggi i ragazzi si siano riscattati. Mi ha fatto una buona impressione, ma sinceramente mi aveva fatto anche una buona impressione in precedenza quando c'era Novelli, perché la seguivo. Era una squadra che creava, una squadra che non era mai vittima degli avversari. Chiaramente quando hai una squadra giovane, insomma, c'è un po' il rischio di cadere in qualche errore e a livello mentale non riuscire più a reggere. Però questa è una buona squadra, insomma, una squadra che, ripeto, anche nella partita persa in casa con l'Andrea è una squadra dinamica, una squadra giovane, ma una squadra che può dire la sua in questo campionato. Poi insomma sono situazioni nelle quali non mi piace entrare. C'è una società, c'è un allenatore, c'è un direttore sportivo che è stato il mio direttore sportivo 20 anni fa a Foggia, quindi assolutamente non mi permetto. Comunque faccio i complimenti al Barletta, perché è una squadra che ci ha messo in difficoltà.